Il Comitato Provinciale di Parma della Federazione Italiana Pallacanestro, con il patrocinio del Comune di Parma, ha celebrato lunedì 24 ottobre all'Auditorium Toscanini le premiazioni per merito sportivo, tradizionale appuntamento per la pallacanestro della nostra provincia, giunto ormai alla terza edizione. Davanti ad un folto pubblico sono stati premiati società, presidenti, dirigenti, tecnici, atleti e arbitri che hanno conseguito titoli sportivi in campo nazionale, regionale e provinciale nel corso della passata stagione sportiva. Premi non solo per chi si è distinto nel basket giocato, come spiega il presidente provinciale Massimo Guarenghi. Abbiamo scelto di premiare non soltanto le squadre che hanno vinto i campionati, ma premiare anche tutti i ragazzi, proprio per farli partecipare a questo momento di basket molto bello. E non abbiamo voluto limitarci al basket, infatti abbiamo inserito alcune cose che hanno un valore diverso, tipo il fatto di pitturarsi, premiare i ragazzini più piccoli che si sono pitturati la faccia di nero quando c'è stato quel momento di razzismo nei confronti di una giocatrice. E poi ancora su altre cose, premiare Francesco che è un amico, un grande cestista e un uomo veramente grande. Il basket a Parma sta crescendo da questo punto di vista, si sta partecipando a tutte le iniziative che ci sono di un livello veramente alto, perché quel torneo internazionale che abbiamo fatto e che ci ha visto in prima fila una sorta di campionato europeo Under 15. Io direi che la risposta a tutta questa nostra attività si è vista stasera, insomma. Riempire del terzo anno che lo facciamo questo ed è sempre più pieno, se si può dire così, insomma. Una soddisfazione. Un grande successo di pubblico e si replicherà l'anno prossimo, quindi quali sono i programmi per l'anno che deve venire? Ma l'anno che deve venire noi abbiamo intenzione, stiamo ancora valutando perché ci potrebbe essere la possibilità di ospitare una finale nazionale in provincia di Parma. È ovvio che essendo costosi questi eventi c'è da recuperare in termini di sponsor, ma abbiamo avuto dei grossi aiuti e una buona partecipazione. Continueremo ancora con delle maratone di basket il cui incasso sarà devoluto a favore di un'opera benefica. Vedremo ancora se contribuire all'ISLA dove è Francesco oppure se diversificarlo. Continueremo a fare quei tornei all'interno delle città per portare il basket nei quartieri, sui campi che il comune ha ristrutturato ed ha reso agibile. Insomma, abbiamo molta carne al fuoco, specialmente col mini basket. Mini basket l'anno scorso abbiamo invaso Piazza Garibaldi, contiamo di farlo ancora quest'anno. Direi una grande occasione che si ripete da anni in cui tutto il mondo della pallacanestro si ritrova e festeggia non solo i risultati ma la capacità di fare sport e di collaborare. Quindi il merito va alla federazione che ha ottimamente organizzato e che ha saputo coinvolgere un po' tutti. Un grandissimo successo di pubblico, premiazioni, un grande successo in questa serata. Credo che dimostri che ci sono squadre di qualsiasi categoria che hanno un ottimo livello. Premiazioni come queste dimostrano che il basket non solo è vivo, ma dà degli ottimi risultati e va sfruttato fino a che si può la diffusione nelle scuole per crescere e far crescere il movimento.